Allora, abbiamo parlato ieri della digitalizzazione dell'audio e abbiamo detto che è una informazione che occupa molto spazio. Siamo arrivati anche a calcolare quanto è lungo un file che contiene un'ora di registrazione audio a 16 bit, 44 kHz, cioè 650 megabyte circa. Poi abbiamo parlato di algoritmi di compressione lossy e lossless. Nel caso dell'audio, il più famoso lossy è MP3, e lo stesso gruppo che lavorava sull'MP3 successivamente ha prodotto l'MP4, che era uno standard per i video, la cui parte audio comunque è codificata MP4, comunque, però proprio poco fa mi è stato detto che invece adesso si chiama M4A. Grazie di questa informazione. Adesso invece dobbiamo parlare velocemente, perché da quando negli ultimi anni è stato introdotto qui il corso di informatica multimediale, per cui questi concetti li vedrete approfonditamente negli anni successivi. Qui andiamo un po' veloce adesso, parliamo della digitalizzazione delle immagini e conseguentemente poi vediamo dei video. Dunque, come si fa a prendere un'immagine e tradurla in una sequenza di numeri? Si fa con un procedimento simile a quello fatto per l'audio. Quello per l'audio era un procedimento che si basava sul concetto di campionamento e quantizzazione della intensità del segnale elettrico che trasportava l'informazione audio. Qui si fa una cosa simile, si campiona l'immagine non in intervallini ma in quadratini estremamente piccoli che si chiamano pixel, e che hanno questa caratteristica, che all'interno di questo quadratino, di questa micromattonella, che voi per esempio su questa immagine non vedete perché siete troppo lontani, ma io qui vedo benissimo, proprio distingo proprio tutte le mattonelle, tutti i pixel li vedo bene. Lì ho cercato di fare un ingrandimento di questa piccola porzione di immagine per capire che cosa sono i pixel. Come vedete, la caratteristica del pixel è che il colore al suo interno, all'interno di quel quadratino, è uniforme, c'è un solo colore. Quindi è una specie di mosaico, se volete, però con questa caratteristica che ogni casella, ogni pixel ha un colore univoco. Quindi il concetto di campionamento qui nelle immagini è divisione in quadratini. E c'è anche il concetto poi di quantizzazione. Lì nell'audio era quantizzare l'intensità del segnale elettrico, che sarebbe stata la trasposizione dell'intensità dell'onda di pressione. Quantizzare a livello di gradini, perché nell'informatica è tutta discreta, è tutta a gradini. Qui quantizzare cosa significa? Provate a dirlo voi. Esatto. Associare un numero a un colore, cioè si arriva ad associare un numero a un colore. Prima bisogna chiederci quanti colori vogliamo rappresentare. Come nell'audio, quanti gradini, qui è quanti colori diversi. Allora, si potrebbe cominciare dal... Ovviamente, vi ricordo, no? Il primo giorno, abbiamo detto che l'informazione ha bisogno di due stati. Quindi, la cosa più primitiva che si potrebbe fare è pensare quadratini bianchi, quadratini neri. E già, comunque, è un'immagine, sarà un'immagine in perfetto bianco e nero. Potrebbe, per esempio, essere utile per il testo, inchiostro nero su fondo bianco, ad esempio, no? Ma ovviamente è un'esagerazione, due soli è troppo poco. Normalmente diciamo che si parte dalle immagini in bianco e nero, che senza staffa tutta la storia, però ormai direi che sotto gli 8 bit, cioè sotto il byte, per rappresentare questo colore non si scende. E quindi sostanzialmente possiamo dire tranquillamente che le immagini bianco e nero, mal che va, oggi sono a 8 bit.
e quindi su 256 livelli di grigio. Allora, quindi cerchiamo di ricapitolare bene. Prima si campiona l'immagine in quadratini. Per esempio, questa immagine che state vedendo, che deriva da un'antichissima versione di Windows, era un'immagine, mi pare di ricordare, costituita da una matrice di 800 pixel per 600, quella che stiamo vedendo adesso. E quindi sono 480.000 pixel. Cerchiamo adesso di capire quanto sono pesanti le immagini quando poi le andiamo a digitalizzare. Supponiamo che questa fosse stata un'immagine in toni di grigio, invece che a colori come la vedete. Colpito. Quanto sarebbe stata pesante questa immagine, cioè tradotta messa in un file? 8 bit per ogni pixel, cioè 1 byte per ogni pixel, cioè 480.000 byte. Però a questo risultato, è vero, ci si arriva con una convenzione, perché se noi volessimo essere un po' stupidi, e magari non ci riesce tanto difficile, non lo so, dovremmo fare una cosa di questo genere. Supponiamo che questo sia un pezzo della immagine e questi sono i pixel. Dovremmo dare le coordinate dei pixel e poi stabilire per ogni pixel il colore. Quindi supponiamo che abbiamo un byte, un byte, un byte, un byte, va bene, sarebbero per esempio in questo caso 9 byte, però dovremmo dire a quali pixel corrisponde quel byte. In teoria dovremmo dare delle coordinate, non so, 1, 1. E poi il byte che rappresenta quel colore e così via. Ma questa informazione, l'informazione sulle coordinate, occuperebbe comunque spazio nel file. Beh, se facessimo così avremmo certamente una rappresentazione molto potente delle immagini, capace di rappresentare veramente qualunque tipo di immagine, però sprecheremmo spazio rispetto a un'altra possibilità che abbiamo, che è quella che in realtà si è utilizzata, è quella di dar per scontato le coordinate con la convenzione di mettere quei numeri sul file, i numeri che rappresentano il colore, con una sequenza predefinita. E siccome l'informatica va per semplicità, si è scelto il criterio più ovvio di concepire la sequenza in questa maniera, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso. Mi spiego. Se questo per esempio è il file raw, cioè senza formato, grossolano, cioè non codificato in base a un particolare formato del file, che poi vedremo, i principali, il concetto è questo qui. Il primo pixel in alto a sinistra, cioè prima riga, prima colonna, che colore ha? Ha il colore, non so, 53 su 256 livelli di grigio. E allora si scrive sul primo byte, grossolanamente sto parlando, 53. Poi si va al pixel immediatamente a destra, il secondo in alto, sulla riga in alto, e di nuovo che colore ci avrà? Il colore 14 e si continua. E si continua fino all'ultimo pixel in alto a destra della prima riga. Adesso qua, quanti pixel dopo non lo sappiamo, cioè in questo caso lo sappiamo perché è 800, ma se no in generale dipende da quant'è la definizione. Questa si chiama definizione dell'immagine. E supponiamo arriviamo a un byte, cioè un pixel che ha come byte di colore 67. E saremmo arrivati quindi alla 800ª colonna di quella immagine. Dopodiché, il primo pixel della seconda riga, dov'è?
ma questo è un file, per cui stanno uno dopo l'altro, va qui. Nel disco fisso staranno scritti, pensateli, uno dopo l'altro, e quindi non è la struttura del file è una struttura sequenziale, non è una struttura a matrice, ovviamente. E quindi in pratica l'801esimo byte sarebbe quello relativo al colore del primo pixel della seconda riga, primo intendo dire il più a sinistra. E così si scende via via fino all'ultima riga, l'ultimo pixel, e questo qui darà vita all'ultimo byte del file. Semplice. Questo è il concetto più semplice da cui si parte per organizzare poi i vari formati in cui si mettono questi numeri sul file. E questo è vero se sono immagini in bianco e nero su 256 toni di grigio. Se le immagini sono a colori, cosa cambia? E la cosa più naturale che viene da pensare è proprio questa, di concepire il colore come scomposto nei tre colori fondamentali. Adesso non stiamo a fare tutta la fisica dei colori, perché è abbastanza complessa e la farete informatica multimediale, però per capirci scomponiamo il colore nei tre colori fondamentali e a ciascuno di essi associamo appunto un byte per poter rappresentare l'intensità di quella componente di colori fondamentali all'interno del colore. Quindi per esempio se scomponiamo il colore in rosso, verde, blu, questo modo di rappresentare i colori prende appunto il nome dalla scomposizione fondamentale, si chiama RGB, e in questo caso che ho messo su questa slide abbiamo supposto, come normalmente si fa, di utilizzare un byte per il rosso, per il livello di rosso, per l'intensità di rosso, un byte per l'intensità di verde e un byte per la intensità di blu. Componendo queste intensità di rosso, verde e blu fra di loro si determina il colore definitivo del pixel. Quindi se è questa la rappresentazione, un byte, un byte, un byte, questa viene anche detta a tre piani di colore, a quanti colori arriviamo? Cioè con un byte solo ne abbiamo 256, invece con tre piani di colore quanti colori abbiamo? Beh, ditemi, 2 alla, due alla a 24, e quindi se vogliamo esprimerci in mega, allora 2 mega sarebbe 2 alla 21, 2 alla 24 sono 16 mega, cioè 2 alla 4 sono 16 più per 2 alla 20, e quindi 2 alla 20, 16 mega, abbiamo 16 mega colori. E qui ci fermiamo perché dagli studi che hanno fatto pare che l'occhio umano non è in grado di distinguere gradazioni di colore di significatività maggiore, cioè 16 milioni di colori sono sufficienti per poter rappresentare tutta la gamma dei colori che in natura sarebbe in grado di percepire l'occhio umano. 16 milioni di colori, 3 byte. Allora questa immagine qui, che è su tre piani di colore, quella che state vedendo, che è composta di 480.000 pixels, quanto è grande su un file? No.
3 byte per 3 per il numero di pixel, che sono 480.000 e quindi 1.400.000 e passa, cioè 1 mega e 4, diciamo, sarebbe il peso di questa immagine. E meno di così non possiamo fare, perché abbiamo buttato l'informazione, ve lo ricordo, della posizione. Non abbiamo informazioni sulla posizione, cioè l'informazione della posizione è ricavata del pixel a cui si riferisce un dato byte, è ricavata dalla posizione che il byte occupa nel file, con questa convenzione che ho detto prima. E adesso vengo al dunque. Questo modo universalmente accettato di rappresentare le immagini nella civiltà digitale, e cioè rinunciando a memorizzare nel file la posizione, la coppia di coordinate XY del pixel, ci consente di abbattere di un terzo, anche più di un terzo, la dimensione, quasi un terzo in realtà, vabbè, insomma, la dimensione del file ad un terzo. Ma c'ha un problema. Vediamo se qualcuno lo problema. Sappiamo quante righe ci sono, quando si va a capo. Non lo sappiamo non lo sappiamo, e quindi, siccome non sappiamo all'inizio del file quanto sarà grande l'immagine, non sappiamo quando andare a capo. Cioè quando a un certo punto si comincerà a considerare che quello è il primo pixel della riga successiva. E quindi bisogna che da qualche parte nel file, per esempio all'inizio, ci si mettano le informazioni sulla dimensione della immagine, in pixel ovviamente. Cioè ci deve stare scritto all'inizio quanto è larga e quanto è alta. Quanto è alta non sarebbe necessario, ma ovviamente ci si mette lo stesso perché il software gli fa comodo sapere quanto è alta l'immagine poi. L'importante è quanto è larga. E questo significa che una cosa che voi che siete nativi digitali ce l'avete già, forse manco ve ne accorgete del problema che si genera, però invece noi che quando eravamo piccoli ci divertivamo a tagliare le figurine con le forbici e le tagliavamo dai libri e poi le appiccicavamo sul quaderno per fare le ricerche eccetera, e sappiamo che le immagini che usavamo noi c'erano dei contorni vari, e invece queste immagini qui come sono? Rettangolari. Cioè non è possibile nella civiltà digitale avere immagini che non siano rettangolari. Punto. Allora voi vi starete dicendo, per esempio questo è rettangolare. Voi vi starete dicendo, ma come? Ma io ho visto un sacco di immagini in digitale che non sono rettangolari. Per esempio, io sul mio antico sito c'era un'immagine, un'animazione, un GIF animato, con un draghetto che entrava da sinistra, sputava fuoco e usciva a destra. E questo draghetto effettivamente era un'immagine che c'aveva il contorno del draghetto e il fuoco non era rettangolare. Se la fermavate si vedeva. Come si fa ad avere immagini non rettangolari? Me ne è arrivata una corretta, una addirittura sofisticata, gran numero di pixel, ma sempre rettangolare sarà, cambia, sarà un'immagine, gran numero di pixel, grazie per l'osservazione, significa alta definizione ovviamente, no? Ma la definizione è il numero di pixel, per capirci. La risoluzione invece cos'è? Densità nello spazio, cioè se tu a parità di definizione la rimpicciolisci c'è un'alta risoluzione. La definizione comunque è il numero dei pixel.
Invece torniamo alle immagini non rettangolari, che per esempio si possono usare nella grafica, nei cartoni animati. Come si fanno? Mi sono arrivate due risposte che penso che siano corrette, anche se lo sentite il volume basso. Qualcun altro? Si include lo sfondo nell'immagine. Si include lo sfondo. Facciamo un'immagine rettangolare e? Nell'immagine si vede. Non è che abbia capito granché. Forse è giusto, però non sto capendo. Comunque, un altro e poi finiamo. Due mani alzate. Pixel spenti. Appiccichiamo qua. Ci siamo ormai, eh? È molto flebile, l'ho sentito, però sì, è quello che hanno detto qui. Ci vuole un colore nuovo che non esiste in natura, nel senso che non è un colore, è il non colore, cioè il colore trasparente. Allora, quello che si fa è questo: ci si mette un quarto colore, un non colore, un quarto byte, che sarebbe il livello di trasparenza. Il concetto che si va a simulare, cioè, è quello di una vetrata, un vetro colorato. Potrebbe questo vetro avere un colore, ma essere talmente nullo questo colore, diciamo così, che non si vede, del tutto trasparente, invisibile. Poi potrebbe invece avere un livello di diafanità, nel senso che più quel colore è spesso, perché uno ci ha messo un po' di colore sopra, e più è opaco, e poi può arrivare fino a un massimo che a quel punto diventa un pixel colorato e non è più del tutto trasparente. Quindi pensate qui di avere un altro byte con, se fossero tutti zero, significherebbe che quello praticamente è del tutto trasparente. E quindi in corrispondenza di quel pixel cosa si vedrebbe? Ma c'è un algoritmo quindi in quel byte per dire cosa ci starebbe sotto. Serve qualcosa che vada a riprendere il colore che starebbe sotto l'immagine. Esattamente, lo sto per dire, no? Che se fosse tutti zero, quello praticamente sarebbe un buco, quel pixel, che ti farebbe vedere il colore del pixel che c'è sotto. Quindi se per esempio tu l'immagine, il software che gestisce l'immagine, lo dovesse trascinare su un fondo nero, cioè su uno schermo che dietro c'è un nero, allora ti dovrebbe vedere in quel pixel il nero. Viceversa, se questo byte che qui non c'è, sarebbe che la diafanità, fosse tutti uno, vorrebbe dire che praticamente è del tutto opaco, non del tutto trasparente. E quindi che colore sarebbe questo? Il colore dato dagli altri 3 byte combinati. Cioè questo livello di rosso combinato con questo livello di verde combinato con questo livello di blu. Vedete che ciascuno di questi livelli è su 256 valori. Ok? Vai. Quello che ho detto adesso è il livello più complesso di tutti, diciamo. Poi ci sono dei formati che per cercare di ridurre la dimensione dei file hanno ristretto questa dimensione, per cui hanno meno livelli di 256 per il rosso, o meno per il verde, o meno per il verde, o meno per il blu, o e meno per il blu, eccetera. E c'è tutta una varietà di formati. Quello di cui abbiamo parlato adesso è quello che poi andrà a diventare, fra un attimo vi spiego, il JPEG, cioè il formato delle fotografie digitali. Ok? Mi seguite? Andiamo veloci, tanto non è roba complicata questa.
Vabbè, allora a questo punto con il quarto byte arriviamo, questa immagine qui sarà per 4, cioè 480.000 per 4, comincia a essere bella pesante, siamo arrivati credo a quasi 2 mega per un'immagine tutto sommato a bassa definizione come questa qui. Considerando che le immagini delle macchinette fotografiche oggi quanto sono? Abbiamo sensori ormai da 10 megapixel anche sui cellulari. Quindi le immagini sono parecchio definite potenzialmente, perché la tecnologia veramente ha fatto dei passi incredibili. 10 milioni di pixel per 4 significherebbe che l'immagine, la fotografia sarebbe 40 mega. È 40 mega una foto? Non è 40 mega, è molto molto più piccola. Come mai? Allora, è stata compressa, ma in formato lossy o lossless? Perché il formato lossless non si può applicare? Perché il principio con cui, grazie, perché mi è stato detto, quindi, perché è difficile trovare due pixel vicini che abbiano lo stesso colore. A dire il vero, ho proprio questa immagine che ho alle spalle, forse potrebbe, però magari l'occhio magari mi tradisce, ma magari ci sarà un po' di diversità fra questo blu qui. Però, oddio, questa immagine potrebbe essere anche compressa abbastanza da un compressore lossy, ma in generale se voi fate una foto a un bosco in autunno non c'è alcuna possibilità di avere due pixel vicini che abbiano uno lo stesso colore dell'altro, è impossibile. Quindi se voi date a WinZip, WinRAR o 7zip il compito di prendere una bitmap, che potrebbe essere questa qui, poi vi spiego un attimo, e comprimerla, avreste dei risultati molto insoddisfacenti. Quindi la compressione è una compressione lossy, è una compressione con perdita dell'informazione. E anche qui si sono negli anni cimentati molti ricercatori, soprattutto negli anni 70. Il formato di compressione più usato al mondo, che poi si è affermato per la grande potenza di compressione che aveva e che ha, è stato sempre prodotto da quel gruppo di cui vi ho parlato ieri, che per l'occasione ha generato questo formato che si è Joint Picture Expert Group, si chiamava questo sottogruppo, Joint Photographic Expert Group, per essere preciso, e quindi dall'acronimo JPEG, J-P-E-G, e hanno lavorato su questo concetto, che vedrete se andate su qualunque testo, se vi va lo approfondite, ma oggi non lo approfondiamo, ma grosso modo il concetto è questo qui. Prendono l'immagine, questa immagine che vedete, come ve l'ho raccontata io, che fra l'altro non ve l'ho detto, ma si chiama rappresentazione raster dell'immagine, è una rappresentazione spaziale, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, cosa semplicissima da capirsi. L'immagine invece, loro che hanno fatto, hanno convertito la rappresentazione, l'hanno portata nel dominio delle frequenze, come se fosse stato uno spettrogramma, se l'avete fatto nelle scuole superiori, con una trasformata che si chiama trasformata discreta coseno. Quindi sono passati dal dominio spaziale al dominio delle frequenze. E fin qua non c'è nessun guadagno, sostanzialmente, in termini di compressione dell'immagine, perché altrimenti avrebbero fatto tutti così. Quello che loro hanno notato, invece, che è stato interessante, è che i picchi delle frequenze nel dominio delle frequenze, trasformando un'immagine dal dominio spaziale al dominio delle frequenze, abbiamo la gamma alta delle frequenze è relativo ai casi in cui ci sono delle variazioni di colore fra pixel vicini
di questo tipo. Per esempio, io ho un pixel bianco, scusate, un pixel il contrasto, un pixel bianco, e supponiamo, adesso lo disegno così, vicino a un pixel nero. Allora, in corrispondenza di due pixel così distanti come colori, però vicini, nell'immagine spettroscopica ci sarebbe un picco di frequenza. Se si potesse eliminare quel picco di frequenza, la rappresentazione tradotta in byte di quella trasformata sarebbe letteralmente abbattuta, di 100 volte almeno, se potessi tagliare quel picco. Ma tagliare quel picco significa questo bianchino farlo diventare grigio, sporcarlo, e questo nero farlo diventare un po' grigio, cioè sporcarlo di bianco. Sporcare il nero di bianco e sporcare il bianco di nero. Cioè rendere un pochino più simili l'uno all'altro, in maniera tale che il passaggio dall'uno all'altro sia più smooth, più morbido. Quindi significa alterare l'immagine. Abbatto di 100 volte la dimensione del file, ma rovino l'immagine. Ma loro hanno scoperto, che il cervello umano ha questa capacità, non solo quello umano immagino, ma anche quello degli animali, di esaltare le differenze di colore di aree contigue, in quanto che chiaramente quelle aree rappresentano dei momenti di passaggio da un ostacolo a un non ostacolo, o da un non ostacolo a un ostacolo. Cioè la porta si vede che tutti quanti capiamo che c'è una porta, si è aperta perché c'è un chiaro segno di cambiamento di colore, e gli ostacoli sono fatti così, cioè tu, il cervello umano percepisce i contorni degli ostacoli e li riesalta, e quindi anche se sono sfumati fra di loro, il cervello umano li riesalta, cioè in pratica ci rimette quello che la tecnologia ha appiattito. Cioè noi percepiamo molto bene le differenze di colore, mentre se questi sono colori fra di loro simili, non notiamo la differenza. Quando c'è un salto di colore, di pixel vicini, la vediamo benissimo e la percepiamo in maniera notevole. Quindi in pratica loro si sono accorti di questo, che abbattendo i picchi delle frequenze, nella rappresentazione trasformata con la trasformazione che vi ho detto prima, discreta coseno si chiama, la dimensione del file viene ridotta di un centesimo ad un centesimo, l'ho detto, di 100 volte ad un centesimo, e quindi abbiamo un grande abbattimento. Dopodiché, se la voglio rivedere l'immagine, prendo il file compresso così enormemente, lo ritrasformo, faccio l'antitrasformata coseno discreta, lo riporto a dimensione spaziale e con un visualizzatore che fa il rendering lo proietto sullo schermo, e l'immagine così trasformata praticamente non vedo la differenza. Io mi ci sono anche divertito anni fa a fare sul mio monitor, a fare i confronti, davvero non si percepisce la differenza. Allora, la domanda è stata questa qui, nei testi non ci sono queste sfumature, quindi infatti il JPEG lavora poco sui testi, è così, il JPEG come compressione è veramente straordinario, ho detto arriva a 100 di compressione, se l'immagine è molto ricca di variazioni, se l'immagine è fatta al computer, generalizzo forse la domanda che mi ha fatto lei, supponiamo di aver generato un'immagine al computer, e quindi probabilmente non credo che di poter dire che ogni pixel è diverso dall'altro. Per esempio, abbiamo fatto un'immagine con Paint, abbiamo usato una cinquantina di colori e saranno tutti uguali i colori fra di loro. Se la salvi con bitmap
la puoi anche comprimere con il formato di compressione lossi e c'hai un notevole livello di compressione a quel punto, perché c'è molti pixel uguali fra di loro. Lo stesso concetto che dicevo prima, cioè, te la chiami ridondanza, ma il concetto è quello. Quindi sostanzialmente abbattendo di 100, posso almeno 100, posso arrivare ovviamente ad avere formati, cioè immagini, file, chiedo scusa, che abbiano delle dimensioni veramente interessanti. Quindi anche un'immagine di 10 megapixel non ce l'hanno, però anche un'immagine di, vabbè, mettiamo 10 megapixel in JPEG, le fotografie non hanno il byte di trasparenza, perché sono rettangolari, chiaramente. Quindi si risparmia anche su quello. Invece che avere 3 unità megabyte, ci avremo 300K, che è ovviamente un notevole risparmio. Ok? Bene, questo sarebbe il modo in cui vengono rappresentate sul calcolatore le informazioni raccolte con un sensore, un sensore per esempio di una macchinetta fotografica. E ti do la parola, anzi te la do subito perché sennò cambio discorso. Se è trasparente totale, sì. Però come dicevo prima, anche la trasparenza potrebbe avere un livello di opacità. E quindi allora non ho capito la domanda. Attenzione, cioè se io metto un byte di trasparenza, quel byte è per tutti i pixel dopo. Non è che un pixel ce l'ha e uno no. Ok? Dicevo, questo è il modo di rappresentare le immagini che sono presenti in natura raccolte da un sensore. Poi ci sono le immagini, stavo dicendo poco fa, prodotte dal calcolatore, per esempio nel CAD. E molte di queste immagini ormai non sono in formato raster come abbiamo parlato adesso, ma sono in formato vettoriale. Per esempio i font, questi qui, Arial, Times New Roman, capite di cosa sto parlando? Le fonti in italiano sono immaginette fatte dal calcolatore, non sono fotografate da fuori. All'inizio erano bitmap tanti anni fa, ma col tempo sono state sostituite dai caratteri cosiddetti through type, che sono invece disegnati, rappresentati in base alle equazioni, a piccole equazioni matematiche che rappresentano quella curva, quel bastoncino, sono tutte figurette geometriche che hanno una descrizione analitica e vengono generate al momento, esattamente. E si possono quindi facilmente scalare, perché basta un fattore di scaling per capire quanto deve essere grande, e vengono generate al momento. Ovviamente c'è un'accelerazione, c'è un acceleratore grafico per far questo, ovviamente sui computer di oggi. E quindi questo consente di poter comprimere enormemente l'immagine, perché non c'è più bisogno, come qualche anno fa, di avere, non so, la I 10 punti, I 12 punti, ogni carattere, ogni fonte, ogni dimensione. Immaginate che banco dati bisognava avere e ogni volta andare a prendere quella che serviva. Oggi invece tutto quanto viene sintetizzato da una serie di equazioni matematiche che descrivono nel loro complesso quel disegnino che si vorrà andare a disegnare sullo schermo all'occorrenza. Questo si chiama rappresentazione vettoriale e si usa per le immagini generate dal computer, nel CAD e nella grafica e nella tipografia. Bene, andiamo verso la chiusura, questo chiuso.
Del JPEG ho parlato, gli altri formati andate su Wikipedia e vi divertite. Io vorrei adesso parlare, per concludere tutta questa parte introduttiva del corso, dei video. Perché i video a questo punto non rappresentano più una novità, cioè non c'è niente di, non ci sarebbe niente di concettualmente nuovo, perché il video altro non è che una sequenza di immagini, e abbiamo capito come si rappresentano le immagini, con un audio sotto, e abbiamo già capito come si digitalizza l'audio. Quindi come si digitalizzano i video non dovrebbe avere una, diciamo così, una complessità particolare. In realtà qualche concetto nuovo interessante c'è, e nasce dal fatto che se noi abbiamo problemi di dimensione dei file con i suoni, abbiamo detto 650 milioni, vabbè, con l'MP3 si abbatte di 10. Ricordiamoci, l'MP3 e anche Log Vorbis abbatte di un ordine di grandezza, e il JPEG abbatte di due ordini di grandezza. Meno male, perché le immagini sono ancora più grosse dei suoni, diciamo. I video a quel punto stiamo messi veramente male, perché per avere un video bisogna avere almeno, questo lo sapevano già i fratelli Lumière nell'Ottocento, bisognerebbe avere almeno 25 frame al secondo per il fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina, meglio 30. Però insomma 25 è il minimo, ok? Perché l'occhio non percepisca il passaggio da un frame al successivo. 25 frame al secondo per, aiutatemi voi, 3600, 25, 20 per 3600 fa 72.000, mettiamo 90.000 frame, famo 100.000, un film che dura un pochetto più di un'ora, 100.000 frame con una dimensione, supponiamo che sia, non sia il JPEG, aspetta, voi mi dite, vabbè, usiamo il JPEG, abbiamo detto 1,4 MB per quella foto di prima, 1,4 MB per 100.000, 1,4 MB per 100.000, 1 MB per 100.000 fa 140.000 mega, cioè 144 miliardi, dico bene? 140 giga, ok? Chiaro che il problema c'è. Allora voi dite, la prima soluzione che viene in mente è usare per rappresentare i frame il JPEG, almeno passiamo da 140 giga a 1,4 GB. E in effetti non è una cattiva pensata. Dopo c'è da metterci l'audio, giustamente mi ha ricordato lui, che rispetto a questo punto, a quell'altro, è un po' è quasi trascurabile, no? Perché rispetto a 100 giga, a quel punto l'audio 640 mega è trascurabile, è meno di un centesimo. Con l'abbattimento al JPEG, utilizzando il JPEG, però usare il JPEG è una gran rottura, perché praticamente la scheda grafica dovrebbe ogni volta trasformare, fare l'antitrasformata discreta coseno e visualizzare il frame. E che cosa che con l'hardware di quella volta non era possibile farlo 25 volte al secondo. Quindi il formato c'è in effetti, eh? Semplicemente non è quello che si è usato per motivi commerciali, perché sull'hardware di quella volta non andava. Quello che si è usato per formati commerciali ancora adesso c'è, adesso sto parlando del DVD, che DVD è il formato di diffusione di film che abbiamo avuto fino a un po' di tempo fa,
che dentro già ha uno standard per rappresentare i filmati che si chiama MPEG-4, che è lo standard che sempre il solito gruppo fece quella volta, ma a questo punto non mi ricordo che anno era. Allora, 10 minuti e abbiamo finito. L'MPEG-4 ha lavorato con questa idea qui. Non ha detto rappresentiamo ogni frame con il JPEG, per il motivo che vi ho detto prima. Ha fatto quest'altro discorso. Si è appoggiato su un concetto che era noto ai fotografi alla Kodak. Era un concetto noto alla Kodak già 90 anni fa. E cioè che se noi invece di scomporre l'immagine in RGB utilizziamo un'altra scomposizione che era di proprietà della Kodak, concettualmente brevettata, che la chiamavano YOV, che sono tre grandezze, guardate, si può passare matematicamente da RGB a YOV e viceversa, non è niente di trascendentale, è solo un modo diverso per scomporre l'immagine. Forse qualcuno che si è dilettato di fotografia analogica saprà di cosa sto parlando. Qui ho cercato di chiarire, vedete che questo non è rosso, verde, blu, ma è luminanza, Y, e due componenti, U e V si chiamano, di crominanza. Questa componente qui è quella che in qualche maniera porta il livello di luminosità della porzione d'immagine, dell'immagine. Queste invece due portano l'informazione circa il colore. In teoria servirebbero tutte e tre queste componenti. Qui mi riprendo i miei 4 pixel e quindi per voler fare il paro con il modo in cui vi ho detto prima bisognerebbe usare un byte per la Y, un byte per la U e un byte per la V, esattamente come facevamo prima per R, G e B, se vogliamo catturare tutta l'informazione che c'è nell'immagine. 256 livelli per una, 200 così. Solo che, e quindi avremmo YUV, 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 YUV. E avremmo quindi per 4 pixel 12 byte, uguale a prima. Se non che però con questa particolare scomposizione, non RGB ma YUV, è abbastanza evidente che si tratta di una scomposizione un po' sbilanciata per il cervello umano, perché di quelle tre componenti è evidente che una è più significativa per il cervello umano delle altre, e mi sto chiaramente riferendo alla Y, perché tutti siamo in grado di capire la scena dalla Y, viceversa guardando la sola U o la sola V non si capisce granché. Questo significa che il cervello umano è più sensibile alla Y, cioè la luminanza, che alla crominanza. Non che non la usa la crominanza, ma semplicemente la luminanza porta più informazione utile per il cervello umano. E allora, la prima cosa che hanno fatto, quelli dell'MPEG-4, è stato dire sottocampioniamo, cioè non campioniamo totalmente il 100% dell'informazione, ma ne campioniamo solo una parte. E hanno fatto il formato 4, 2, 2. E ci hanno detto, della Y le prendiamo tutte e 4 su 4 pixel. Invece, la U ne saltiamo 2 e la V ne saltiamo 2 a incrocio. Così facendo, i pixel da 12 scendono a, no, i pixel, i byte da 12 scendono a 8, e quindi buttiamo già un terzo dell'informazione, e quindi quei 100 giga già diventano 66 giga. Mm?
E che ne è di quelle due che non sono campionate? Vengono ricostruite per interpolazione. Cioè, da queste due U si interpolano le U mancanti e lo stesso per, simmetricamente per le V. Per la serie, la natura non fa i salti, non può essere che la U sia così diversa in due pixel così vicini. Ok? E questo sarebbe il formato di sottocampionamento che si usa per i professionisti del settore. Il DVD commerciale non poteva fermarsi qui, ha dovuto andare oltre, per cui ha fatto una scelta ancora più drastica. L'MPEG 4 commerciale non campiona per niente la V. E la V viene ricostruita a partire dalla U residua, addirittura. È stata una scelta drastica che forse non ce ne accorgiamo, ma noi paghiamo adesso quando vediamo i film. Non ce ne accorgiamo perché comunque rispetto ai film analogici di una volta, la cinematografia digitale perde. È l'unico punto della tecnologia dove il digitale veramente viene sconfitto rispetto alla tecnologia passata. Non c'è confronto fra la qualità di un film ripreso in analogico e riprodotto in analogico e un film sottocampionato, chiaramente, cioè con questo sistema. Non ho capito, scusami. La domanda è un'affermazione, non è una domanda. Per questo, l'affermazione è per questo al cinema usano ancora la pellicola. Penso di sì, non sono un esperto, ma credo che sia questo il motivo. Dunque, con 4.2.0 da 100 giga si scende a 50 giga. Buttiamo da 12 pixel da 12 byte a 6 byte. Va bene? Ma 50 è ancora tanto. Comunque più di così non si può bruciare informazione. Va bene? Ma ancora è grosso. Allora, il successivo passo che ha fatto il gruppo MPEG nel produrre l'MP3, che poi è diventato 4 dopo qualche anno, è stato questo qui. Guardate questa. Questo è un concetto che poi chissà quante volte ritroverete in futuro, ogni volta che si ha a che fare col tempo. Bisogna risparmiare. Il concetto è questo qui. Allora, io devo trasmettere 25 frame. Partiamo da qui. Supponiamo di avere una telecamera fissa, come quel proiettore lì, che sta inquadrando una scena fissa, che non cambia. Allora, ogni secondo produce 25 frame, tutti uguali fra di loro, giusto? E allora vi ricordate quando ho detto la compressione, quella lossless, che se tu hai tutte cose uguali, perché le stai ogni volta a memorizzare? Di sta cosa, ripetila 20 volte e ci guadagni, no? Il concetto è chiaro, spero. Chiaro? E allora il concetto era questo: se un pixel non cambia di colore, perché lo devo registrare? Devo trovare un modo per dire, in mancanza di informazione, prendi il colore del pixel del frame di prima. Questo concetto si chiama eliminazione della ridondanza temporale. Ed è quello che poi ha decretato il successo dell'MPEG 4. Cioè funziona il concetto così. Parte il film e c'è un primo frame. Parte, c'è il primo. Poi dopo c'è il secondo. E nel secondo i personaggi si sono mossi un po'. Ma poco, perché un 25esimo di secondo ci hanno avuto per muoversi. A meno che non è passato... insomma... è passato coso Valentino Rossi,
l'immagine non è cambiata granché. Infatti lì vedete un ipotetico frame successivo del film. Allora l'idea qual è? Facciamo la differenza fra i due frame, pixel a pixel. Laddove il colore non è cambiato, la differenza del codice colore è zero. Il colore che corrisponde allo zero è il nero. Laddove invece c'è notevole differenza, non sarà zero, sarà qualcosa. E il colore in corrispondenza a quel qualcosa sarà un qualche colore. E lì vedete il fotogramma differenza, che non è un fotogramma che non esiste ovviamente. È un ipotetico fotogramma ricavato per differenza dai due. Solo che questo qua, essendo praticamente tutto nero, è enormemente comprimibile. Allora, il concetto è stato questo. Io comprimo, ma non comprimo questo lo prendo per intero. Punto. E quello si chiama P-frame. Quest'altro non lo prendo per intero. Non lo comprimo per intero. Ma prendo questo e comprimo questo. E salvo questo. Sto discorso lo faccio 100 volte e sono passati 4 secondi. Dopo 4 secondi riprendo un frame vero, perché altrimenti c'è un meccanismo di deteriorazione della qualità. Ogni 100 fotogrammi rimetto un fotogramma vero e gli altri 99 faccio lo stesso discorso. Questo è il trucco. E il trucco ha funzionato perché da 50 giga si è scesi a 4 giga. Però ho detto statisticamente, perché questo meccanismo funziona moltissimo se c'è una telecamera ferma e non sta funziona straordinariamente se c'è una telecamera ferma e non c'è niente che si muove. Se passa una mosca, allora se comincia un pochino, se vede un puntino bianco lì, no? Se passa una persona si vede un po' più bianco su quello nero. Però funziona. Se quella non sta ferma e comincia e si muove, questo non funziona quasi più. Quindi che cosa succede? Succede che voi vedete che quando i film in digitale fanno le panoramiche non comprime quasi niente. La scheda grafica impazzisce a star dietro, sia quella che registra, quindi saltano i frame, sia quella che deve riprodurre, seconda, non entro dentro la complessità, perché per cui tu vedi le cose a scatti. Quando invece la telecamera si riposiziona, riparte il film tranquillo. Normalmente non lo percepite perché non ci fate caso, ma se andate al cinema a vedere un film in digitale avrete delle percezioni negative da questo punto di vista. Infatti chi fa i film in digitale fa normalmente robe da interno, ma insomma non fa grandi riprese da esterno. Bene, questo era il concetto. Adesso i calcoli per vedere quanto il DVD è il formato commerciale che ha sancito il successo dell'MP4. Anzi, chiedo scusa, io sono già saltato all'MP4 perché ho corso parecchio, ma questo qui si chiama MPEG 2. All'inizio abbiamo parlato dell'MPEG 4, mi sono un attimo. Il DVD è basato sull'MPEG 2, il secondo standard fatto dall'MPEG. E l'MPEG 2 presupponeva che ogni frame avesse dimensione 720x576. Tuttora è così, eh? E quindi per capire quant'è il flusso di bit che si va a generare, dobbiamo far così. Calcolare quanti sono i pixel, questa moltiplicazione. Poi 8 pixel per ogni piano di colore, per 3, perché sono 3 piani di colore, rosso, verde, blu. Ah, non c'è compressione JPEG qui, ve l'ho detto, non si fa il JPEG, si fa quest'altra di due che vi ho detto. Dopodiché per 25 frame al secondo
considerando poi diviso 2, perché abbiamo sottocampionato a 6 byte invece che 12 per ogni 4 pixel, quindi diviso 2 e viene fuori un flusso mediamente di 125 mega milioni, quello è milioni, non è mega nel senso informatico, milioni di bit al secondo. Quindi diviso 8 ci avete mediamente quello che è il numero di byte. Questo qui senza solo per via del sottocampionamento, cioè senza eliminazione di ridondanza temporale, cioè questi 25 frame sono presi tutti e 25 per intero. 125 milioni di bit al secondo diviso 8 e fa un mega e 4, 10 megabyte al secondo, che insomma non è poco, ecco. Però oggi le schede grafiche supportano tranquillamente questo flusso. Quando 12-13 anni fa l'ho scritto era un po' diverso. Ok, io ho finito. L'unica cosa che ci è rimasta sono i formati, quello, l'MPEG 4 era l'MPEG 2 di cui ho parlato poco fa, con la possibilità di integrarci sopra della grafica fatta al computer. Quindi il primo MPEG 4 che ricordo fu usato in film, dove c'erano effetti fatti al computer su un'immagine presa in naturale. Che altro devo dire? Io niente. Avete voi domande da fare? Sono andato un po' più veloce, ma perché vorrei avvantaggiarmi e arrivare prima a fare la programmazione in C. Se non avete domande, veramente mi avvantaggerei un po' e cominciare a parlare delle cose di cui avrei dovuto parlare settimana prossima. Poi le riprendiamo, eh? La pausa no, perché vi lascio prima al solito. Sì. Il Blu-ray è un formato che mi sembra che è proprietà della Sony. E quindi non so se poi ha avuto successo commercialmente. Ecco, era sostanzialmente basato su questo concetto che allora, per capire cos'è il Blu-ray bisogna spiegare cos'è un lettore DVD, che a sua volta si basa sul concetto di lettore CD ottico, nonché DVD, sono letti da un raggio laser che riesce a leggere la pressione microscopica che è stata fatta, e se c'è una pressione sarebbe un bit a 1, se non c'è la pressione, un buco, bit a 0. Con il Blu-ray, con il raggio laser, invece che di tonalità rossa, come erano quelli di quegli anni, con tonalità, frequenza sul blu, sono riuscito a farlo tecnologicamente molto ancora più sottile, molto più sottile. E quindi la traccia del CD era, quello da 650 megabyte, era una pista, come i solchi dei dischi analogici, non erano cerchi concentrici, ma era una spirale, che nel caso del CD avvolgeva 22.000 volte e poi andava sempre più al centro. E quello era dovuto al limite fra 12 cm, che era lo spesso, che era la larghezza del CD, e la larghezza del laser. Con il Blu-ray sono riuscito a fare il laser molto, ma molto, ma molto più stretto. E quindi praticamente è aumentata moltissimo la lunghezza della spirale. Di quanto non mi ricordo, perché poi io l'ho letto ma non mi sono mai andato a interessare in maniera particolare. Però sostanzialmente non c'è, il Blu-ray è un supporto diverso. Su questo supporto diverso, molto più potente, ci puoi mettere anche un MPEG 2.
Allora praticamente c'ha, invece che 4 giga, ditemi voi, c'è forse 40 giga. 50 giga, perché è più lunga la pista. Tutto qua. Ok? Concettualmente. Altre domande? Lì. Forte. Riguardo al V-Ray, il fatto che sia molto più fino e quindi che abbia maggior possibilità di scrivere su DVD implica che quindi si può anche avere una minor compressione. È per quello che la definizione del V-Ray è più alta, o sbaglio? Allora, te mi stai dicendo una cosa che io non so perché non mi sono informato. Se mi dici che le immagini sono a definizione più alta, vuol dire che semplicemente, cioè, te c'hai una pista molto più lunga, almeno 10 volte di più, mi è parso di capire. A questo punto, questo 10 in più lo puoi utilizzare come ti pare: o fare un film 10 volte più lungo, 10 ore di film, o fare un film 10 volte con i fotogrammi 10 volte più definiti. 10 volte più definiti vuol dire che invece che farlo, mettiamo 9, vuol dire che fai per 3, per 3, è una roba, è un altro pianeta dopo l'immagine, letteralmente, tutta un'altra cosa, a parità di lunghezza del film, però, tanto va bene, un'altra domanda e poi passiamo a un altro argomento. Sì, MPEG-4 e H264 è la stessa cosa. Cioè, MPEG-4 è più H264 relativo solo alle immagini proprio, è un codec MP4. Ah, ci stanno ancora i DVX X-Read? Ci stanno più? Vabbè, non ne parlo più, però vabbè, anche qui c'è stata una battaglia e tuttora c'è sui formati, sono battaglie commerciali. In risposta a chiusure che ci sono state di diritti eccetera, si sono sviluppati dei formati aperti più o meno craccando le specifiche dei formati proprietari. Per esempio DVX è stato il primo formato che deriva dall'MP4 su cui la Microsoft aveva messo una chiusura. Questo era il DVX. Poi anche il DVX è stato chiuso, allora per reazione è uscito l'X-Read e poi ho smesso di seguire perché è in continua evoluzione questa storia e non so come stanno adesso le cose. Vedrete voi e vi divertite a capire voi quello che sta succedendo. Poi se metto il forum ci mettete le informazioni sul forum. Io la finisco qui allora, va bene? Se non avete altre domande, finisco qui questo tema e nel quarto d'ora che mi è rimasto ne inizio un altro.